ti rifaresti da nuovo tutto? Oggi, Giampaolo di oggi, nemmeno per 500 milioni di euro. Nessuno nasce criminale. Partiamo da questo presupposto. Io dico che quando togli troppo, devi ridare il triplo di quello che hai tolto. Io ho preso coscienza delle mie cose, ma badate bene che a me non mi ha cambiato il carcere, perché purtroppo ero un abitué. Io ho iniziato a 14 anni, a 17 anni minorenni e via via via, quindi devo essere sincero, il carcere, sì, forse qualcuno dirà, non me l'ha fatto né caldo né freddo. Io sono il prodotto di quel carcere dove mangiavamo i gatti. Sì, purtroppo lo dico, è vero, perché non c'era nulla da mangiare, dove ci facevano fare la doccia. Se andava bene una volta alla settimana, dove eravamo chiusi 20, 21, 22 ore al giorno, e dove c'era la guerra continua tra noi. Io oggi voglio rispettare dicendo gli agenti di custodia, però quei tempi noi li chiamavamo le guardie, non c'era convivibilità. Tu eri quello che mi chiudeva, io ero quello da questa parte. Non te ne fregava nulla di quello che avevi fatto, quello lì era un tuo nemico perché mi chiudeva, e immaginate che aria tirava, che odio c'era tra noi e loro, perché dobbiamo dirlo. Sì, certo, fanno il loro dovere, però non è stato facile per loro, ma nemmeno per noi. Perché? Perché vigeva la legge della violenza, vigeva la legge di chi è il più forte, non solo da parte dei detenuti. Io ero un detenuto, ma anche da parte di loro. Io non sto dicendo, sto parlando male di loro, perché nel mio cammino poi ho trovato qualcuno che non ragionava più con le regole, che... Io dico sempre, il carcere è una fabbrica umana. Noi siamo quelli da buttare là, certo, se non ci fosse, però oggi c'è qualcosa che sta cambiando, però è dura, è durissima. Io in questi giorni leggevo i commenti delle persone che vorrebbero uccidermi, che vorrebbero bruciarmi in piazza, che vorrebbero spellarmi vivo. Io comprendo perché le mie azioni sono gravissime, le ho riconosciute, però comunque sia, dico sempre, violenza chiama violenza, male chiama male, amore chiama amore. Oggi io ho ricevuto tanto amore da questa signora qui, che ho conosciuto, vi ha già detto tutto, ha creduto in me, ha detto perché non scrivi un libro? No, 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 Anna, non scrivo niente, cosa ci scrivo? Ho fatto la quinta elementare, ho scritto molto, ma scrivevo molto a casa, ai miei familiari. Non ho la capacità di scrivere come un scrittore, anzi, ho paura sempre che mi denunciano perché dico, ma cosa vuoi scrivere? Tu non sei uno scrittore. E proprio perché, almeno così io credo, ho scritto con il cuore, con tutte le mie difficoltà, il libro ha avuto un discreto successo, ma soprattutto la gente mi ha capito. Io non ho cercato i grandi paroloni, anche perché non li conoscevo, però è stata la mia anima, il mio cuore, i miei sentimenti, le mie paure, le mie colpe, le mie gravissime colpe che mi hanno spinto a scriverlo. Che dire ancora di più? Sì, signora, mi dica. Cosa ti ha fatto una sera? Sì, posso? sì, prego, Cioè, posso complimenti. venire? Volevo fare un attimo i complimenti a lei perché mi è piaciuta tantissimo la signora Anna. Ha Grazie, grazie. detto delle cose giuste. Poi volevo farle due domande. La prima è un sì o no. Se vuole da questo un po' particolata. Se veramente si è perdonato. No. E come, in che modo o chi ha insegnato la differenza tra il bene e il male a suo figlio? Io. Posso dire una cosa? Questa, grazie,
questa donna ha passato 36 anni della sua vita da sola, ha sofferto tantissimo perché comunque tutta la gente le ha fatto pagare le colpe di suo marito, e lo stesso dicasi per suo figlio. Questa donna ha avuto un coraggio indescrivibile, l'ha seguito in tutte le carceri d'Italia, ha sofferto, creduto che fosse possibile questo miracolo, ma ha sofferto molto. Io l'ho vista anche soffrire, io la conosco da solo 5 anni, l'ho vista molto soffrire, ma immagino cosa abbia passato ogni volta che veniva scritto qualcosa sui giornali. Però il bene l'ha insegnato lei, veramente, a suo figlio, che è un bravissimo ragazzo che io conosco, una persona equilibrata, e che oggi finalmente per la prima volta è orgoglioso di suo padre. Io posso dire una cosa? Io ho conosciuto Giampaolo in carcere 35 anni fa. Appartengo alla generazione ribelle, lui era dentro con la cosiddetta Maglia del Brenta, io ero dentro perché Calogero mi ha inquisito per qualcosa. Però li ho conosciuti tutti, prima a Padova, poi a Venezia, Santa Maria Maggiore era tuttora una scrittrice di carcere, unico. Però la domanda è questa: io ho conosciuto te, ho conosciuto ho conosciuto tutte queste persone, siamo coetanei, sono del 54, credo che tu sia. Per cui in quel momento c'era questa vicinanza, noi eravamo gli autonomi che facevano le lotte sociali, praticavano anche forme di, usavamo la forza, per carità, è una stagione molto complessa. Però la domanda è questa: ma e tutti gli altri che in quel momento io ho conosciuto e hanno vissuto quel fenomeno storico che chiamiamo per semplicità la maglia del Brenta? Ma tu con qualcuno di questi hai parlato nel tuo percorso, hai cercato di capire se altri, come l'hanno risolta le altre persone? Hai una conoscenza di quello che è successo? Ognuno se l'è tirata fuori come è stato capace? No, allora, per 15 anni ho fatto processi. E quindi non è stato facile. Un giorno avevamo il processo all'aula bunker e ho parlato con dei miei compagni e ho detto: io non vengo più ai processi. Come non ti vengo? Non vengo più. Che senso ha? Non vengo più. Ma perché? Perché non voglio più sapervene. E da lì è iniziata. Io non sono più nato i processi. Ah, okay. Una scelta individuale. È stata la mia scelta individuale. E ho fatto il mio percorso. Mi dispiace che qui non c'è il mio legale, ma non è che voglia. Io non ho preso sconti di pena, assolutamente. Ho preso 2 anni e 7 mesi per la liberazione anticipata per la buona condotta. Io sì, ho fatto 37 anni di carcere, avrei dovuto prenderne molto di più, perché se c'è qualche tecnico, ma non lo vedo, avrei dovuto uscire molto prima. Però, consapevole di tutto quello che era accaduto, io l'ho detto anche nell'intervista, mi è stato detto: ma tu Giampaolo, meritavi di stare in galera tutta la vita? Bella domanda, gli ho risposto così. Effettivamente, se stavo in galera tutta la vita, capivo, ma questa è l'importante, capire. Se tu non capisci, ti dimentichi di tutto e si ricomincia di nuovo. Vi ho detto prima, il carcere non mi ha cambiato, ho voluto io cambiare, che è ben diverso, perché come quella volta che al mio arresto a Rivignano del Friuli, qui qualcuno avrà letto il libro, sono stato massacrato, sì certo ero con le armi, tutto quello che vuoi, però per un giorno e mezzo mi hanno massacrato di botte, volevo sapere chi erano qui i complici che erano scappati. Io più botte prendevo, più mi anestetizzavano e io non ho detto nulla, come è sempre stato nella mia vita. Qualcuno magari qui dirà: ma tu devi fare il collaboratore. No, 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 calmatevi. Io mi sono pentito delle mie azioni
per me il pentimento è sacro, perché il mio pentimento è il pentimento del cuore. Io dico sempre, io oggi vivo l'ergastolo del rimorso e fino a pena mai. Per quello oggi sono questo, cercherò di fare le cose importanti per chi ne ha bisogno. Il progetto della mia della nostra casa è un progetto immenso, vi dico anche la cifra così per capire, 1.100.000 euro. I libri dobbiamo venderne a milioni, parliamoci chiaro, però come diceva la Anna c'è un progetto enorme, mostruoso in America. Cosa è accaduto? Sicuramente per chi crede, io credo, mi sono confessato dopo 56 anni, quindi è tutto un dire, no? Succede questo, vedono un mio video nella Carolina del Nord. Chi lo vede? Un veneziano che vive lì da 20 anni. Mi contatta e mi dice, potrei parlare con lei? Certamente. Sai, io sono della Giudecca. Cioè ragazzi, sto quasi in America e c'è della Giudecca. Insomma, morale della favola, il mio libro è stato tradotto in inglese, slang americano. Cosa accadrà? Io farò delle videoconferenze all'Università della Carolina del Nord, alla Duke, per forse qualcuno che è più titolato di me sa dove si trova. Dove? No, 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 che è la Duke, dove si trova? È una delle più prestigiose prestigiose università americane. Cosa farò? Dove? North Carolina e non so se sia Washington o un'altra città, mi sfugge. Comunque, cosa hanno fatto? Hanno deciso che parlerò ai studenti dell'università, della facoltà di criminologia e di sociologia. Perché? Perché hanno letto il libro e ritengono, come ha già detto l'Anna ancora prima degli americani, che questo deve essere un libro, dimmi la parola, che ha un senso sociologico, sociopedagogico. Pedagogico vuol dire insegnamento, deve insegnare questo libro, non può essere un elenco, perché io comunque quando l'ho fatto subito l'ho odiato, non mi è piaciuto, finché non ho capito, non l'ho letto e ho capito dentro, ho visto. Io quello che ho visto in questo libro è stata la figura di un bambino dolorante che ancora sta qua, capite questo discorso? Che ha sbagliato, sbagliato tanto, io non lo scuso, non lo perdono, non dico bravo, poverino, non è colpa tua, però quello che si vede in questo libro è la figura di un bambino, di tanti bambini, di tante persone disgraziate che soffrono, persone rifiutate, e allora va visto sotto l'aspetto delle ferite emozionali personali, e questo si studia in sociologia, pedagogia, eccetera eccetera, capite? Se voi lo leggete così fate un bel salto, perché non potete leggerlo dal punto di vista cosa ha fatto questo, cosa ha fatto l'altro. Sul percorso educativo, che è stata fatta una domanda, cosa hanno fatto gli altri, io dico questo, il percorso va fatto da soli, gli altri sono morti, non devono più esistere. Quando gli fanno lui certe domande su quella parte di là, noi diciamo oggi è la giornata del bene, non è la giornata del male, noi non deve più esistere, non il male che abbiamo fatto, perché quello purtroppo esiste, ma non devono più esistere le persone, perché ognuno deve fare il suo percorso, perché io credo alla responsabilità personale, ok? E per cui Giampaolo ha fatto il suo percorso serio, non è che ha detto lo faccio se lo fa anche quell'altro e perché l'altro ha detto di sì, perché comunque i detenuti in queste case dicono proprio così, lo faccio se lo fa anche lui, ma lui però, anche ieri sera io ho fatto una lezione tutta su Giampaolo Mancari, ok? Dove dico, lui ha fatto il suo percorso, voi dovete fare il vostro, sì ma l'altro dice ma non fa, non ti deve interessare, perché tu quando uscirai di qui sei solo con te stesso, non c'è l'altro, capito? Per cui Giampaolo è solo col suo percorso, solo con la sua famiglia e i suoi amici. Allora,
voglio essere brevissimo. Allora, sì, carcere speciale ha un regime dove non c'è l'uomo, sei un numero, quindi c'è odio, e ti devi difendere, ti difendi con gli occhi, io guardo la guardia, ti uccido, non entrarmi in cella, ti faccio uccidere la famiglia, io così ho dovuto fare in questi anni, perché se io abbassavo la testa, mi avrebbero ucciso. Tu dirai, è impossibile, è verità, perché non solo noi siamo delinquenti, anche dall'altra parte, delle volte io ho trovato delle persone peggio di me, ma concludo, nel speciale ti spogliano, vorrebbero spogliarti della tua dignità e devi essere forte, se non sei forte muori perché stare chiuso 22 ore al giorno, 21, le spighette, scusate, i lacci, le cinture. Io mi ricordo, mi facevo il caffè e poi dovevo ritornare alla macchinetta, non potevo tenermi il dentifricio, lo spazzolino, perché magari con lo spazzolino potevo farmi un coltello. Le scarpe mi venivano super controllate. Insomma, io capisco che ne ho fatte di tutti i colori, indubbiamente. Però rimango dell'idea che gli dice a Venezia, dai che il cancro è rabbioso, dai. È un vivere brutto. Certo, ci sono dei reati gravissimi, gravi. Ma io dico sempre, a me il carcere duro non mi ha cambiato. Cioè, capiamoci, a me il carcere duro non mi ha cambiato. Mi ha cambiato la consapevolezza di quello che è stato. Perché il carcere duro ti fa diventare ancora più cattivo. Hai odio verso tutti. Questo a me ha fatto il carcere. E quando è che è avvenuta la scintilla? È avvenuta di colpo o è stata pian piano? C'è stato un qualcosa? C'è stato, però. Ma mi ha letto nell'animo lei? È accaduto una cosa gravissima a casa mia. Mi sono affidato a Dio. Ho detto, prego, non... Scusate, ma... Lascialo in vita. Questa persona in vita. E gli ho detto, fammi stare tutta la vita in galera. Dio mi ha ascoltato. E così è stato. E io come posso tradire l'insegnamento di Gesù dopo quello che mi ha donato? La persona che amo della mia vita, e quindi era non doveroso, era, io non ho mai tradito nessuno nella mia vita, mai, specifichiamolo, la parola tradimento ci insegna Giuda Iscariota, quindi io tante volte dico se tu mi vuoi bene, mi tratti bene, non vuol dire essere della malavita o della malattia. Non vuol dire niente. Il tradimento è... Hai capito, brava. Quindi dico, se tu mi fai del bene. Ci sono tanti infami anche tra le ma persone. Ma sì, ma certo, certo. Ma se tu mi fai del bene, ma perché ti devo ricambiare col male? Dimmi perché? Perché? Ecco. Comunque, Gesù è entrato in me. Io oggi credo moltissimo. E quindi ecco cosa mi ha fatto cambiare. La fede. Lui mi ha aiutato, oggi mi aiuta ancora perché se io sono qua. Perché lui è vicino a me, io sono andato a casa di Felice Maniero a portare delle testimonianze a dei ragazzi dell'Università di Vicenza. Io forse non sono stato uno stronzo che l'ho detto, però per farvi capire, io andavo a casa di Maniero per escogitare di fare questo, di uccidere quell'altro, di fare le rapine, di spacciare la droga. Ecco, quando andavo a casa di Felice Maniero, io sono ritornato a casa di Felice Maniero dopo 27-28 anni con un'altra veste. E quando ho fatto così in quel cancello e ho visto quella cantina dove ci nascondavamo, stavamo attenti che non avevamo le microspie che ci ascoltavano, io arrivare lì e la persona che mi ha portato mi guardava, capiva la mia difficoltà, perché vi giuro, ancora io oggi mi sembra impossibile. Io ho pensato per anni e anni come ammazzare sua madre, suo padre, i suoi figli. Voi dite, sì, è vero,
non mi vergogno di dirlo, quel manca lì non vedeva l'ora di uscire e di uccidere la famiglia di Maniero. Perché la verità, perché non devo dirlo, tutti lo devono sapere. Però, il miracolo, certo, è stato un miracolo. Io ho detto basta Giampaolo, non per più le scatole, inizia questa strada che noi ti abbiamo insegnato. Ecco cos'è accaduto, è accaduto questo. Quindi io sono oggi, lo voglio dire ad alta voce, io sono fiero di quello che sono oggi, perché io stesso dico, ma se è vero tutto questo? Io parlo con mia moglie, mio figlio, dico la mattina, Fioi, ma non sai che è un sogno? Non ho più la polizia a casa, non mi controllano più, non sono dall'altra parte di casa mia con i microfoni, eccetera, eccetera, eccetera. Mia moglie, ieri, noi vicino a casa abbiamo un collegio di correzione. Ci sono dei ragazzini di 13 anni, 14 anni, ci sono le sbarre, perché la gente lo deve sapere. Immaginate il mio stato d'animo, mi ricordo da ragazzino, io vado da loro, gli porto da mangiare, gli porto la pizza, le sigarette. Cosa è accaduto? È accaduto che le assistenti sociali si sono lamentate della mia presenza e in qualche modo non mi lasciano più andare. Ho telefonato al prosindaco, io mi auspico che mi facciano andare di nuovo, perché devo parlare con quei ragazzini, perché oggi la mia veste è questa. Io devo parlare con i ragazzi giovani, come ho parlato per anni, come ha detto l'Anna, perché è giusto che io ne parli. Gli spiego, chi più di me può spiegare ai ragazzi? Io sono un bene oggi. Io sono un bene. Io dico sempre, ma noi che l'abbiamo vissuta nella strada, cioè io dico, allora, uno dei capi della comunità dove ero mi ha sempre detto, Giampaolo, questa è una persona molto importante, mannaggia la miseria, fa, ti ascoltano solo te, sei un eroe per loro, ma badate bene, non un eroe negativo, ma positivo, perché io mi sprecherò e fino a che avrò fiato, fino all'ultimo giorno, devo parlare con loro, perché voglio, perché loro devono capire che le strade che abbiamo percorso noi ai tempi ti portano nel baratro più in fondo. Ma non, io ho detto, ma non fai era pazza, è passata per me, è passata, ma quello che produce è gli altri. Io l'ho detto più volte e oggi lo ribadisco, io sono stato un pezzo di merda perché ho spacciato la droga, sono morti tanti ragazzi. Non ho paura di nessuno da premettere, perché dobbiamo dirgli, siamo stati delle fogne, abbiamo fatto piangere famiglie intere, morti ragazzi, ci sono state delle tragedie, anche nella mia famiglia abbiamo avuto dei morti per la droga, quindi dico, come si fa a non abbiurare queste cose qua? Io ripeto e ribadisco, non ho paura di nessuno, volete venirmi a casa a uccidere i miei ex, non me ne frega proprio niente. Io sono il primo che dice queste cose qua, ha detto bene l'Anna, gli altri risponderanno della loro coscienza, perché i valori veri della vita sono ben altri. Io vorrei parlare con voi per altri 30, 40, 50, 200 giorni, io vado veramente in galera. Cioè, ci sono altri 20 minuti, ecco qua. Io devo essere a casa alle 10 a mezzo, però non abito a Venezia, spero di ritornarci. Ma però volevo una domanda cattiva io, ma non quella. Una domanda per una persona come te, qual è stato il momento più Madonna mia, scusami, momento di più grande emozione della tua vita, nel bene e nel male? C'è mio casa. No. No, va bene, sì è vero, quando... va bene, mio fratello parla il suo sentimento, no, dobbiamo dirlo, almeno per quanto mi riguarda, il giorno più bello della mia vita è quando è nato Armando.
sono un po' emozionato perché il pubblico. Scusami? Sono un po' emozionato perché parlare di pubblico. Questo mio carissimo amico Matteo, ci siamo conosciuti su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Lui abita a Milano, non mi muove mai. E se diventa a me Pradeo è meraviglioso, è stupendo. Ecco Matteo. Allora, è un po' cattiva sta domanda. Ma sì, ma deve essere cattivissima. Chi ha avuto l'idea di entrare nella droga? Il sistema. Il sistema. No, ma era una conseguenza. Era una conseguenza di come vivevamo. Hai capito? Quindi è stata un'evoluzione, bravo. Che la dico non so. Qua da Drio. Ischei. Per i soldi vedi l'anima al diavolo. Noi l'abbiamo venduta. Come, perché e quando? Non ci siamo mai girati indietro. Mamma mia, sacchi di carte da 50 e da 100. Perdi la testa. La verità. Ma l'aspetto importante che ha riguardato me e che ha sicuramente coinvolto Gianni quando lavoravamo allo spettacolo su Coaches, perché prima del libro la storia di Silvano è stata uno spettacolo teatrale, è stato uno spettacolo di teatro musicale, ed è per quello che io appunto ho arretrato come cantautore. È stata una discesa su Venezia, di un racconto che portava ciascuno di noi, che Gianni l'aveva vissuta direttamente negli anni 70, però più negli anni 70, il giorno in cui Silvano è morto qui, avevo 9 anni. E la cosa che mi colpì quando recuperai la storia, perché a Venezia tutti conoscevamo la storia tragica di questo che è diventato un eroe, non perché era un eroe, perché Silvano era un disgraziato come tanti veneziani veri. Lui è un eroe, una figura iconica, leggendaria, come vi pare, perché è morto a 28 anni, è morto da ragazzo, e aveva un trascorso che negli anni in cui gli indiani metropolitani in qualche misura esaltavano le figure dei ribelle, era venuto il momento giusto, nel posto sbagliato però, perché lui faceva parte di quella categoria di persone che avrebbero potuto fare dell'altro e che invece la vita ha condannato a una morte prematura e ad una vita tutto sommato non desiderabile. Ciò nonostante è diventato un eroe e nel libro, quello che diciamo c'è una prefazione di Gianfranco Bettini. Beh, che cosa c'entra Gianfranco Bettini? Beh, lui in quegli anni era un ragazzo che era proprio affascinato da questa funzione di ribelle che aveva Silvano. Ma quello che volevo dire, perché io all'epoca invece ero un bambino, è che quando hanno ammazzato Silvano qua, ed è stata una esecuzione, una vera esecuzione, perché lui non sparò, là a fianco c'era una scuola elementare, io ero alla scuola, ero alla Poerio all'epoca, ma provate a pensare cosa hanno sentito i bambini, gli insegnanti, quando passava qua sotto la barca di Silvano e qua c'era la polizia pronta per l'esecuzione. Questa è una cosa che a me ha colpito in maniera particolarmente intensa. E mi ha fatto pensare quello che era Venezia, nonostante tutto, negli anni 70, negli anni della mia giovinezza, e che ho vissuto nel suo disfacimento progressivo. Era una città vera, anche oggi è una città vera, ma è una città che manca di civitas, cioè manca di popolazione, e la popolazione non è fatta solo della gente che produce, della gente che è l'esempio positivo, è fatta anche dei nostri esempi negativi, che sono la nostra controfaccia, la nostra cattiva coscienza. E senza la cattiva coscienza nessuno di noi può capire se stesso. E la fascinazione che ha dato a me, e sicuramente anche a Gianni, a Roberto, il raccontare questa storia, è stato proprio a recuperare questa cattiva coscienza di Venezia, la Venezia nera, perché dentro questa ciascuno di noi in qualche modo si riconosce. Io ho vissuto 15 anni in via Garibaldi, scrivere di Silvano non è stato facile, perché non si poteva parlare di Silvano, tu lo sai molto bene,
quindi abbiamo dovuto parlare con tanta gente e soprattutto con la famiglia di Silvano, con l'Anna Maria che è una persona che io amo moltissimo e tutta la famiglia dei maestri. E a me hanno insegnato molte cose, sono sicuro che imparerò anche dalla lettura di questo libro. Grazie. Da Coppa Silvano e lì io da quel giorno sono diventato un criminale. Io da quel giorno ero disposto a uccidere la polizia perché il mio Silvano, il mio caro fratello, potevano arrestarlo benissimo, era tutto circondato qua. Dove andava? Dove scappava Silvano? Non poteva scappare, però hanno voluto ucciderlo. E una signora che era qui ha visto tutto e la prima cosa è venuta da me a dirmi: ho visto questo, la polizia ha saputo, l'hanno chiamata, gli hanno detto questi gran stronzi di allora, signora è meglio che non dica nulla, non facciamo un spolverone. Questa signora debole, ricattata, perché ti ricattano, però ringraziando a Dio, io la verità la sapevo. Ringraziando Dio possiamo ringraziare questo signore qua, Roberto che non c'è, che hanno avuto il coraggio di dire la verità, perché prima si sapeva ma nessuno lo diceva, questi vigliacchi, invece oggi, eccoli qua, hanno fatto emergere l'esecuzione di quel ragazzo. Vi dicevo e vi dico, potevano arrestarlo, perché non voglio arrestarlo? Lo butti in galera, Silvano aveva fine pena 2035, nel 1978, probabilmente moriva in galera. Buttalo in galera, gli dai altri 10 anni per la pena in San Marco, 2035-2045, ma quanto cazzo doveva vivere questo ragazzo? L'hanno ucciso. Perché secondo te l'hanno ucciso e non l'hanno arrestato? Allora, l'hanno ucciso. Perché? Silvano gli ha tolti tanto, ma così tanto, ma così tanto, e soffriva, e ha detto cosa facciamo? No, è così, ma quando parlo di lui sai che... Allora, lui quando parla di Silvano dice tutto questo, però è giusto dire che prima che Silvano diventasse quello che è diventato, lo si doveva aiutare a non diventare quello che è diventato. Il nostro sguardo oggi deve essere ad aiutare i ragazzi a non perderci. Questo deve essere il discorso che dobbiamo fare, perché comunque io dico che uno che fa un certo tipo di vita si dà per scontato che prima o poi finisca male, va bene? Io la penso così, ma non perché è giusto, perché i pericoli sono tanti. Allora dico, la società oggi non deve solo giudicare, deve aiutare, prevenire aiutando le persone a non diventare criminali. E questo è il messaggio che noi dobbiamo dare oggi, va bene? Mai più Giampaolo Manca, mai più Silvano Maestrello, ok? Signori, noi vi salutiamo, grazie a tutti. Però vorrei un momentino cedere la parola a questo signore illustre. Mi piacerebbe moltissimo che parlasse un po' della nostra Venezia. Dottore. Professore Mai. Come lo chiamo? Si parlasse un po' della nostra Venezia, ma soprattutto quel grande ricordo che c'è ancora, almeno per quanto mi riguarda. Certo. Quindi, questo è il primo punto di personalità. Ce lo do a voi. Allora, ma molto brevemente, c'è la storia. La storia è fatta da lui, vivo, che meriterebbe tutta la storia, diciamo, cinematografica degli anni 70. In una città sconosciuta per tutti i ragazzi, conosciuta da me, amata e di fianco. Allora, io ero affascinato da questi maledetti personaggi, perché sono personaggi vivi, senza retorica, non sono solo intellettuali,
ma sono personaggi che danno senso alla presenza dei veneziani. Anzi, purtroppo adesso non ci sono quasi più. Forse gli aredenti, dov'è la nostra? L'Anna. Hai redento troppi, non ci sono più veneziani con una storia quasi così, non di delinquenti come hai detto, però con una qualcosa da dire e da rimproverare a tutti i veneziani di adesso, perché in fondo loro sono dei testimoni di come si deve amare la propria città. È strano, vero? Dire che questa città è più amata da Gianni, da me, è strano perché è una città che adesso è un po' sottomessa, ma molto di più di quanto diceva Anna il valore del denaro. Il denaro sta sommergendo tutta la città. Quindi per me questo libro, che non ho letto, merita comunque il fatto che l'altro Filippi, che è andato via, certo, l'abbia edito. È un gesto di coraggio. Il libro che ha fatto Giovanni e Roberto Bianchi, Giovanni mi ha mandato avanti anche lui, che è questo. È appunto i tirilli sotto. Ma comunque anche qui c'è stato in parte, cioè io non ho ancora ceduto i diritti a Giovanni e non li cederò a nessuno, perché loro appartengono a me e tutti devono stare molto attenti quando li raccontano. Difatti hanno tentato di fare un film su Cocis e hanno fatto un gran flop, che non è una questione di denaro, perché si può fare un film con pochissimo. Si può fare un film con quasi niente, oggi poi più che ieri, ma quello che è importante è che bisogna avere la memoria, e la memoria di questa città, e Gianni lo testimonia, è molto contraddittoria. Forse lui ancora fa parte di quella periferia che non esiste più nella città, anzi la periferia per me è Mestre, ma quella periferia di Castello, di Baia del Re, Canaregio, non c'è più, non ci sono più forse loro. Grazie e arrivederci.